Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo videoblog. Sono tornata carichissima per parlare un po' con voi, per pubblicare questo video, per farvi vedere come sto passando queste giornate. Allora, innanzitutto non sono in condizioni per parlarne perché devo levare il pigiama, devo cambiarmi e mi devo anche lavare, quindi ci vediamo dopo. Allora, mi sono cambiata, eccomi qui, quindi possiamo iniziare anche questo videoblog, però prima si mangia. Allora, premetto che non voglio risultare noiosa. In questo periodo si può fare tutto, tra virgolette, nel senso. Ovviamente non possiamo uscire, però possiamo prenderci cura di noi stessi, della nostra casa, rimettere a posto, fare faccende domestiche, aiutare i nostri genitori, i nostri fratelli. Con questo, cosa voglio dirvi? Approfittarne al 100% su tutti quanti i fronti. Ad esempio, ho ripreso a fare i video e sto cercando di migliorare. Ho rimesso a posto delle cose che non mettevo mai a posto perché non mi andava, perché ero noioso, perché non c'avevo mai tempo. Quindi è anche un periodo di riflessione, di tantissime cose. Io lo sto sfruttando al meglio e al massimo. Io penso che sia un periodo veramente grave, gravissimo per tutti noi, proprio a livelli estremi. All'inizio si pensava, vabbè, un virus, restiamo a casa. È un periodo grave per tantissime famiglie, per tutti noi. Restare a casa è anche una frustrazione, cioè resti a casa, rinchiusi dentro casa, sempre al stesso posto. Sempre le stesse cose fai. E soprattutto una cosa che nessuno ne ha parlato in TV, politici, nessuno, al TG, nessun notiziario, quello di pregare per questo momento, per questo periodo, per quello che sta accadendo, per le persone morte, per anziani che sono morti. Nessuno si è degnato di dire niente. Cioè, è una situazione che prende tutti noi, siamo sulla stessa barca, appunto. Cioè, adesso in questo momento tutti quanti, chi più nemmeno. E qua chiudo perché non voglio dilungarmi, ho detto, ho espresso il mio pensiero. Adesso sistemo la camera, devo levare insomma quei panni là che ci sono e insomma fare altre cose. Sistemo anche questa parte qua che non vi ho fatto vedere, ma stavo studiando fino adesso, quindi adesso faccio tutto. Bene, adesso tutta questa parte sistemata, anche qua. Qualche giorno mi metto anche le scarpe perché faccio finta insomma che devo uscire, ma in realtà non devo uscire, però ecco, mi fanno pensare che devo fare qualcosa, invece no. Ok, richiudiamo, devo sistemare sotto al letto, è veramente un disastro. Comunque, il letto alla fine l'ho riordinato tutto e tutto a posto lì, sì. C'è Bobbo, tutto quanto pulito, ho passato l'aspirapolvere. Bene, ho fatto quello che dovevo fare, adesso un bel riposino. No, non è vero. Odio fare i riposini il pomeriggio, odio veramente. Mi sono messa proprio un po' a cenere qua fuori, in modo tale che senza che li devo buttare dentro al cestino, che veramente puzzano, le metto qua. Per la cronaca, queste sono le mie hits preferite, le Tic, che tra l'altro, tarataratam, me ne sono rimaste due. Io volevo proprio creare una rubrica su questo canale che non solo porto i miei soliti videoblog, volevo portare anche dei video piccoli dove vi parlo di un determinato argomento. Quel giorno che vi parlo di questo, quel giorno questo, qualunque cosa. Magari potete anche voi commentare qui sotto con qualsiasi cosa, un tema che io in un video ne parlo, commento, dico qualsiasi cosa. Potrebbe essere un esempio, Netflix. Niente, mi è venuta adesso quest'idea in mente e nulla. Ti chiedendo, ma tu Letta come stai passando queste giornate? Studiando. Ho appena finito Harry Potter, l'ordine della Fenice è davvero davvero bello. Dovete sapere che io sono un'appassionata di Harry Potter e mi piace tantissimo. Peccato che non ho nulla di oggettistica, ad esempio il Quidditch, le bacchette, queste cose qua, sarebbe molto figo. E niente, quindi adesso faccio una magia, va? Guardate. Sto ancora in tuta e felpa, tra 3, 2, 1. E voilà, eccomi qua con il pigiama, pronta. Io mi chiedo sempre, ma chi me lo fa fare? Comunque ho iniziato ad allenarmi. Sto cercando coraggio e tanta pazienza. Sto facendo questi esercizi, oggi è il primo giorno, insomma.
che faccio con mia sorella. Infatti lei mi ha aiutato tantissimo, mi ha spronato. Poi lei è bravissima a fare gli esercizi, cioè è veramente grandiosa. E lo fa da tantissimo tempo. Infatti ogni volta dico, cioè, ma come fai a trovare il tempo? Ogni giorno la costanza che ci vuole è incredibile. Volevo dirvi che è tutta una questione di testa. Cioè, se non si fanno le cose con la testa e inizi a fare con la testa, cioè non vai da nessuna parte. Bene, eccomi qua, sono uscita dalla doccia, bella profumata. Allora, cosa stavo dicendo? Semplicemente che quando si ha in mente di fare una cosa, qualunque cosa, un progetto, un lavoro, un nuovo percorso di attività fisica, sta tutto qua, perché ti devi mettere in testa che se lo vuoi fare davvero, se vuoi un bel fisico, se vuoi un bel addominale scolpito, belle braccia, bei muscoli, cioè è da qua che devi partire. Quindi io voglio quello? Bene, allora ci devo arrivare a tutti i costi. Bene, mele con limone. Gallette. Potter il principe mezzo sangue, veramente top, ma top. Bene, 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 bene. Risvegli post allenamento di ieri. Non riesco, cioè, veramente, ragazzi, è proprio straziante. Mi fanno malissimo le gambe. Tutta questa parte qui, qua, le braccia, qua dietro, qua, tutto un casino. Io dopo, ma perché? Perché? Comunque, sono carica per l'allenamento di oggi. Mi sono preparata. Stamattina ho due video lezioni, una dalle 11 a mezzogiorno e una da mezzogiorno all'una. Prima alimentazione e poi matematica. Bene ragazzi, da buona YouTuber che sono, mi sono arrivati tre pacchi da Wish ordinati 2 mesi fa. Allora, leviamo i compiti, tutto quanto. Ed eccoli qua. Allora, iniziamo con questo più piccolo. Forbici. Ok. Cos'è? Allora, ho ordinato, ecco, adesso faccio danni, questa lente, ok, che si attacca al telefono e dovrebbe farla grandangolare, quindi eccole qua. Boh, adesso facciamo una prova. Bene, allora, questo è l'effetto che sto provando, perché guardate la differenza, ta-dan! Però devo capire bene, insomma, come funziona. Però ci sta, dai! Bene, questa è la prima cosa che abbiamo spacchettato. Ora direi di andare avanti. Bene, ragazzi, il prossimo pacchetto abbiamo questo qui. Oh, sono arrivati. Questi li ho presi per mia sorella, che lei li utilizza. Però ecco, non tantissimo ultimamente, però glielo ho presi perché so che gli servono. Non c'è niente da dire su questo, anche perché sono semplicissime. Eccole qua. Ta-da! Adesso questo qui è l'ultimo pacco. L'ho lasciato per l'ultimo perché non lo so, era più invitante. Non ho un taglierino perché sarebbe stato molto più comodo. Sono le cover! Sono le cover! Sì! Sì! Ma sono bellissime, guardatele! Adesso ve le faccio vedere meglio. Bene, eccole qua le cover. Una è viola qua con i tasti verdi e l'altra è gialla con i tasti rossi. Bene, 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 da questo unboxing è tutto quanto. Devo dire che mi piacciono davvero, davvero tantissimo. Queste cover sono comodissime. Ecco, questa anche da Wish, anche questa qua. Questa è questa viola che ho messo ora e quindi noi ci vediamo nel prossimo episodio dove vi mostrerò gli altri unboxing. Ragazzi, ci stiamo allenando, vai. 3, 2, 1, via, chiudi. Bene, ragazzi, ho finito di fare la mia cara merenda. E nulla, era una macedonia con mele e banane. E poi, vabbè, 2 pezzettini di crackers con la Nutella e tanta acqua ho bevuto. Antonino Chef Academy.
Ho iniziato con La casa di carta, il primo episodio, e vi giuro stavo così. Guardatemi, così. Mi ha annoiato veramente tantissimo e devo dire che è una serie che non mi è piaciuta. Purtroppo succede sempre questo fenomeno che più va avanti la serie e più la devono rovinare. Non si sa perché questa è la regola delle serie TV. A me La casa di carta, il genere e tutta la vicenda, poi dopo un po' mi annoia assolutamente. Il genere non è mio, proprio non mi piace. Però ho visto tre stagioni. Che fai? Non ti vedi la quarta che è uscita ieri? Eh sì, me la devo vedere, quindi niente, adesso ci vediamo il secondo episodio e poi vi dirò più là. I miei calzini con i sushi fantastici. Allora, adesso mi metto il pigiama e quindi andremo avanti con questo periodo nel fare insomma le solite cose, faccende di casa, riordino, pulizia, studio e insomma tantissime altre cose. Poi mi voglio dedicare veramente al mio fisico perché non mi piaccio e quindi voglio migliorarmi il più possibile, il più che posso, fino all'estremo. E nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Ragazzi, è stato un piacere veramente. Io adoro fare video, quindi scrivetemi qui sotto nei commenti che video vorreste vedere e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.